Con le leggi del desiderio ritorna sul grande schermo Silvio Mucino. Questa mattina la presentazione della sua ultima pellicola a Napoli al cinema Metropolitan. L'attore è stato accolto insieme a Nicole Grimaudo da un bagno di folla, tantissimi giovanissimi che non hanno perso l'occasione di poter scattare insieme all'attore un selfie benaugurante. Il film parla di Giovanni Canton, amatissimo trainer motivazionale, un life coach di successo che dispensa consigli all'umanità con i quali vuole insegnare tecniche e metodi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni. C'è chi lo prende per un profeta, chi lo etichetta come ingannatore, ma una cosa è certa, i suoi consigli vengono ascoltati da una grande fetta della società. Ai nostri microfoni proprio l'attore ci ha parlato di quali sono le leggi per vivere appieno i propri desideri. Cioè, per desiderare bene bisogna fare in modo che la testa e il cuore desiderino la stessa cosa, e non è sempre così facile, perché spesso e volentieri pensiamo di volere qualcosa e invece poi ne sentiamo il bisogno di qualcos'altro. E il film in qualche modo parla proprio di questa, di unire questa forbice, di fare in modo che il cuore e la testa vadano nella stessa direzione. E io spero che questo film lo guardino molti ragazzi, perché questo è un film che parla di desideri, e noi siamo in questo momento sicuramente un paese che si sta nutrendo più di frustrazioni che non di desideri realizzati. Però io credo che il cinismo sia veramente l'elemento che è più dannoso in questo momento, cioè smettere di credere, smettere di sperare è più dannoso che altro. E invece loro, i ragazzi, sono proprio le persone che invece dovrebbero nutrire e coltivare i desideri, perché non fa mai male. Ho amato questo personaggio proprio perché secondo me le donne si rispecchieranno moltissimo. Mi ha dato la possibilità di interpretare in un ruolo più aspetti di donna, perché noi siamo così, siamo fragili, siamo vulnerabili, abbiamo la parte sexy, quindi comunque ho veramente avuto la possibilità di toccare più aspetti dell'essere donna. E è una delle tre cavie prescelte da Canton appunto per il suo percorso seminario di 6 mesi in cui promette di realizzare dei desideri, e quello di Matilde è fondamentalmente quello di essere amata. Ovviamente quando siamo così insicure, per assurdo ci innamoriamo di un uomo che ci fa sentire ancora peggio, e questo è il caso di Matilde, per cui poi in realtà il cambiamento che scaturirà in lei, diciamo che prescinde dall'uomo che pensava di amare, e sarà una cosa che farà più per se stessa, quindi imparerà a dire di no, imparare a proteggersi e a volersi molto più bene.